della pallacanestro 14 anni dopo. La nuova pallacanestro Vigevano 1955 torna in Serie A2. Sono passati ben 50 anni da quello spareggio di Pesaro che frapponeva ancora queste due squadre, la Sebastiani Rieti, all'epoca denominata Brina, e la pallacanestro Vigevano, all'epoca Ivlas. Allora vinse Rieti, questa volta vince Vigevano ed è la quarta promozione nella storia dei Ducali nella seconda serie nazionale. Io sono Enrico Romanelli, do il benvenuto ad Alessandro Pieralli. Benvenuti a tutti i nostri ascoltatori. E al nostro Edoardo Testa. Ciao a tutti. Ragazzi, da dove cominciamo? Nel frattempo c'è una legittimissima, devo dire, invasione di campo che è stata spinta dietro dallo staff organizzativo della Lega Nazionale Pallacanestro, perché chiaramente c'è un programma da mandare avanti. Anche noi dobbiamo continuare a lavorare sulla seconda partita, perché questo è il primo verdetto, Edo, ma ce ne attende presto un secondo. A te la prima battuta e il primo commento di questa giornata storica. Beh, complimenti a Vigevano, l'ho già detto a conclusione della live reaction e lo ridico anche qui. In un campionato in cui sarebbero salite due squadre su 64, quella che poteva essere considerata una mezza outsider a inizio campionato, era difficile che sarebbe salita, è successo, è inaspettata, direi, per l'inizio del campionato promozione, e potrebbe non essere l'unica. Storia meravigliosa, dopo Garelli c'è Paolo Piazza, primo titolo dalla Serie B alla Serie A2 per lui, dopo chiaramente quello che aveva mancato con Piacenza, ma che poi comunque gli aveva permesso di giocare grazie ad un riperscaggio alla seconda serie. Qual è il feeling dal palazzetto? Perché insomma penso sia importantissimo per le persone che ci seguono da casa, sicuramente ci saranno tantissimi vigevanesi, ce ne sono altrettanti sugli spalti, ancora in campo, trasmettere tutte le emozioni da questa Bondi Arena. Io premetto, non mi sono vestito così per celebrare Vigevano, questa mattina non avevo idea che ciò potesse succedere, è chiaro, era probabile. Ma a te Alessandro Pieralli il commento di questa epica giornata. Sicuramente il clima elettrizzante, per Paolo Pazza la quarta promozione, partendo dalla C-Gold è arrivato fino alla Serie A2. È una vittoria del coach e di una società che non ci ha mai smesso di credere, ha costruito una squadra competitiva, probabilmente a inizio stagione non si aspettavano magari di essere promossi, ma sicuramente arrivare qua poteva essere un obiettivo. Questo gruppo di giocatori è riuscito ad esprimere al massimo il loro potenziale e sono riusciti finalmente a raggiungere quello che è il coronamento di una stagione e un sogno per molti di loro. C'è la Coppa nel frattempo e tra l'altro c'è l'Audoni sbandieratore, siamo in una Ferrara addobbata già per il Palio che si terrà quest'estate, ci sono sbandieratori con trade in festa, penso che Stefano Laudoni possa rappresentare degnamente Vigevano con la forza veramente dei suoi bicipiti che così tanto, con tanta gloria hanno portato in questa stagione. Una storia di riscatto per Laudoni che nella passata stagione era stato privato del sogno di vincere e di celebrare sul campo con la Gesteco Cividale, quest'anno aveva addirittura pensato di ricominciare dalle serie minori, lui nativo di Palestrina che voleva quasi tornare nel Lazio, è rimasto invece nel nord Italia per centrare un sogno, un vero e proprio sogno, ha giocato sul dolore Edo, ha giocato sul dolore Pippo Rossi, il capitano di questa squadra che ieri è venuto qui a... capitano e anima, assolutamente, vai avanti perché sarei arrivato da te in un batter d'occhio. Capitano, anima, cuore, tutto giocatore totale che merita assolutamente il premio di MVP di questa partita. Saranno assegnati questi premi a conclusione di questa pool promozione. Io lo do sicuramente a Filippo Rossi, veramente un giocatore straordinario per questa categoria che merita a 26 anni la chance anche di giocare al campionato superiore. Assolutamente, l'anima di questa squadra, di questa città. Noi sai che siamo un po' esterofili nelle nostre dirette, probabilmente ve le siete accorti, sai che negli Stati Uniti oltreoceano si dice un po' a chip on your shoulder. Rossi ce l'ha detto più volte, lui, Peroni, il resto dei ragazzi, Mercante, i ragazzi che erano rimasti con lo staff tecnico l'anno scorso e che erano rimasti scottati dalla vittoria invece di Cividale nella decisiva gara 5 dell'anno scorso. Quest'anno il destino ha voluto, il destino è la bravura, dico io, perché i successi ci se li costruisce sul campo e non soltanto per delle variabili che poi appunto tengono al caso e quant'altro. Quanto pesa questo passato pregresso e quanto è bello adesso gioire in quest'urlo di gioia? Per loro è sicuramente bellissimo. L'anno scorso erano arrivati a gara 5 di finale e sfortunatamente per loro l'avevano persa. È il riscatto di un gruppo squadra che è riuscito, nonostante magari a livello di organico non fosse tra i primi della Serie B ad inizio stagione,
ad imporre il suo gioco e ad uscire con la forza di squadra. Filippo Rossi è un grandissimo capitano, l'abbiamo avuto qua ieri a fine partita dopo una sconfitta pesante contro la Luis Roma, a metterci la faccia, è venuto a parlare, ci ha messo la faccia e oggi ha risposto lui e tutta la squadra sul campo. Assolutamente, c'è Rossi che appunto piange, ma sono lacrime di commozione, di gioia, sono delle lacrime che emotivamente trasportano anche noi che lo abbiamo, se vogliamo, nel nostro piccolo anche accompagnato in questi due anni sportivi, per lui sono molti di più, è veramente il volto santo, mi viene da dire, con questo paragone veramente apprezzato da altri ambienti. C'è Peroni che sta rilasciando dichiarazioni chiaramente in media Vigevanesi, in una stagione storica, quella dell'abbattimento, o meglio del rifacimento del Pala Basletta. Qualche giorno fa addirittura ci ha lasciato anche il patron della Elachem, che è il main sponsor di questa squadra, cioè quasi come se gli astri, nonostante la battuta del resto di ieri, si siano allineati per questa città. Sì, sembra che fosse davvero un segno del destino per Vigevano vincere questo campionato, lasciare da imbattuta i playoff e quasi imbattuta la pull promozione il Basletta per trasferirsi nel palazzetto dello sport più grande per giocare la Serie A2. Questo popolo lo merita e quindi davvero per tutto il contorno, per tutto quello che hanno creato, solo complimenti. Permettetemi anche di fare una menzione d'onore quanto mai dovuta, non so se lo avremo ai nostri microfoni, ma in ogni caso la nostra vicinanza gli abbiamo espressa più volte durante questa stagione, a Marino Spaccasassi, che è stato veramente il filo conduttore, il filo rosso della rinascita di questa squadra. C'era, a dire il vero, in un'altra veste nella promozione del 2009 e ancora qui a gioire con il suo popolo quasi veramente un decennio e un lustro dopo quasi. Le promozioni non sono un qualcosa che capitano così dall'oggi al domani, ci vuole del tempo affinché maturino, abbiamo parlato di un precedente di 50 anni fa. Diciamo un premio e una disamina della dirigenza di Vigevano, che con pazienza e senza avere il più grande budget di questa Serie B è riuscito a centrare uno dei due spot più ambiti. Questo sicuramente è la vittoria di una dirigenza che, ripartendo nel 2013... Nel frattempo ti interrompo, Ale, perché Stefano Laudoni, lo sbandieratore, passato la torcia a Peroni, che quasi è surclassato dal peso del bandierone di Vigevano, premiato come pistolero dopo la Supercoppa che vinse con Bernareggio 2 anni fa, è nuovamente pistolero MVP. Veramente una storia bellissima quello del laziale di Vigevano, che insomma è la faccia del riscatto. L'anno scorso ha passato chiaramente un periodo difficile. E ecco, lo speaker ci fa un assist anche per cominciare a dare onore agli sconfitti, perché la Real Sebastiani Reti, ok, ha vissuto una 3 giorni da incubo, ma in questo secondo tempo ha onorato la competizione e devo dire che i suoi tifosi rimasti quieti in questa partita, un po' come se fosse una cronaca di una morte annunciata, in realtà nel secondo tempo hanno venduto cara la pelle, hanno vinto il terzo quarto, e specialmente Paesano, mi viene a dire, peraltro compagno di Laudoni in quella Civitale campione l'anno scorso, devo dire almeno ha salvato la faccia in quest'ultima partita. Sicuramente c'è da fare gli onori della sconfitta alla Sebastiani Rieti, che ha onorato la partita nonostante ormai alla fine del secondo quarto era netto e chiaro che non sarebbe potuta salire in Serie A2, perché le serviva uno scarto di 29 punti oggettivamente impossibile da realizzare. Ha onorato la partita e l'ha tenuta viva fino all'ultimo. Allora, nel frastuono della Bondi Arena vado da Edoardo e rimango sulla Sebastiani Rieti, in particolare sulla figura che più di tutte la rappresenta da 3 anni a questa parte, cioè il presidente Roberto Pietropaoli. Vorrei menzionare, lo ha fatto già Corrado nel nostro prepartita, il gesto di grande sportività e vicinanza emotiva a Lorenzo D'Alessandro ieri, il suo compleanno, veramente festeggiato come peggio non poteva all'inizio della partita. Questa è la Sebastiani che abbiamo imparato a conoscere in questi 3 anni di Serie B. Assolutamente, sportivamente presidente Pietropaoli non si discute, sta per alzare la coppa Vigevano, sportivamente Pietropaoli non si discute, un uomo che accetta sempre le sconfitte, che è pronto a fare i complimenti agli avversari in ogni situazione, direi comportamento inappuntabile, non ha l'ossessione per la vittoria e questo non è cosa da poco per un presidente che investe così tanto. Ci fermiamo un attimo perché stanno alzando la coppa. Già, faccio fatica a sentirti in questo momento, c'è il classico paseo d'onore che ha appena accolto il coach Paolo Piazza, sta per arrivare anche il capitano.
you name it, come si suol dire, arriva anche il capitano, il numero 33 della pallacanestro Vigevano. C'è il segretario generale della Lega, Massimo Faraoni, a premiare con questa coppa stile intercontinentale degli anni 80. E adesso Vigevano alza la coppa nella gioia del suo popolo, assiepato sugli spalti la bandiera dominicana che campeggia in prima fila sulle spalle di Alberto Benitez, un altro dei volti di questa squadra. Noi proseguiamo in questa cronaca veramente dispendiosa, quasi un riscaldamento sonoro, quasi dovessimo cantare in questo palazzetto. Alessandro, proseguiamo anche con la Sebastiani Rieti, che appunto ha visto sfumare l'obiettivo sul più bello, però per lasciare spazio in questo momento ad una squadra che, devo dire, lungo il corso di questa pole promozione ha veramente meritato di centrare uno dei pass per la Serie A2. Sicuramente ha vinto la squadra che ha meritato di più all'interno di questi tre giorni. Vigevano, comunque, ricordiamo, ieri era praticamente in Serie A2 a 5 minuti dalla fine, anzi forse addirittura anche a un minuto quando si trovava sul più 5. Rieti ha vissuto una tre giorni da incubo, tre sconfitte, due meno pesanti nel punteggio, una quella di ieri contro Zinuovi, davvero che lascia presagire brutte speranze, soprattutto per la prossima stagione, credendo che Rosser con molta probabilità non verrà riconfermato. Sì, diciamo che i discorsi sulla prossima stagione in questo momento sono chiaramente congelati, ma neanche tanto, perché in realtà quest'oggi è l'ultimo giorno anche per noi, per giunta, della stagione lunghissima. Mi riallaccio e chiudo quello che ha appena fatto intendere Alessandro Pieralli. Quest'oggi Rieti è stata sotto per 39 minuti e 14, ieri Vigevano sopra per tutti i minuti ad eccezione degli ultimi 6. Tra i 5 dell'overtime e i 2, i 4 dell'overtime e i 2 in cui era stata sotto durante i tempi regolamentari, direi che promozione più meritata non ci potesse essere. Sì, grande reazione oggi, non era facile, scappata subito nel primo quarto, poi ha gestito bene, anche quando Rieti si è rifatta sotto non ha sbracato e alla fine l'ha chiusa, direi, anche con qualche minuto di anticipo. Si erano visti un po' i fantasmi del terzo quarto anche contro la Luis, perché Rieti in realtà era riuscita a rintuzzare ed era tornata sotto il possesso di svantaggio dopo che Vigevano era riuscita a toccare invece il più 16. Quindi devo dire, questa volta la forza dei nervi, la volontà, probabilmente anche il desiderio più forte di questi ragazzi, ricordiamo la Sebastiani doveva vincere di 29 punti per poter sperare che poi questa partita che ci sarà dopo la premiazione potesse regalargli un postino a due. Sì, sicuramente i tifosi di Vigevano hanno vissuto una sorta di flashback, perché la squadra era andata in vantaggio largamente, 16 punti come durante la partita contro la Luis Roma, erano stati 17. E Rieti è rientrata mettendo ritmo, mettendo canestri importanti, e Vigevano non è riuscita a rispondere in attacco. La differenza di motivazioni secondo me ha pesato, perché ieri la Luis aveva delle motivazioni ed è riuscita a portare avanti l'attacco ed è riuscita a quindi ribaltare la partita, andare all'overtime e vincerlo. Rieti ovviamente ha cercato di onorare la partita, ma alcuni giocatori a parer mio nel finale hanno lasciato un po' la presa. Assolutamente, devo dire che alla fine la disamina tecnica gioco forza esce un po' ridimensionata da questa meravigliosa celebrazione. Però per quanto riguarda Rieti, uno spunto devo lanciartelo. Paesano in queste due partite è stato veramente il giocatore migliore di Rieti, sia ieri che oggi, mi verrebbe da dire. Forse c'è un po' di rimpianto per non averlo schierato nel primo turno, e forse ecco il turnover non esce proprio nel migliore dei modi come modus operandi di organizzare le squadre dopo questa pool promozione. Sì, alla fine si sta rivelando non molto vincente il turnover in questi anni in cui abbiamo visto diverse squadre farlo. Sicuramente io credo che ci fosse abbastanza rimasto male Paesano nel non essere sceso nemmeno in campo, nemmeno nei 12 nella prima partita. Chiaramente tanta voglia di ripasso, lui è un giocatore assolutamente valido per questa categoria. Oggi a un certo punto ho cercato di raddrizzarla da solo. Chiaramente l'assenza l'altro ieri l'ha motivato a fare bene, però chiaramente E la calura è tanta, che abbiamo il nostro Edoardo Testa. Diciamo che i tifosi di Vigevano sono piuttosto abituati con il Parabasletta, che io vi posso assicurare è anche peggio di quello che stiamo vivendo con la Bondi Arena. Diciamo, chiaramente col senno di poi è sempre facile parlare, noi non sapremo
mai cosa sarebbe successo se avesse fatto giocare Paesano contro la Luis. Infatti, diciamo che con i secondi ma non si scrive la storia. Innanzitutto adesso riportiamo l'attenzione sul campo, c'è il tradizionale taglio della retina e chi se non Pippo Rossi in braccio ad un ottimo Strautmanis che veramente ha giocato le ultime due partite in maniera eccelsa, al di là dei falli, dei problemi di falli nella gara 2 contro Luis Roma. Lo scalpo è preso, la Bondiarena adesso dovrà operare un cambiamento perché tra poco la Luis e Orzinuovi si giocheranno il diritto di accedere alla Serie A 2. Peraltro ecco, diamo anche un po' di informazione, un po' di insight su questa sfida altrettanto fondamentale. Orzinuovi va in Serie A 2 se vince di 11 punti, in ogni altro caso la Luis Roma è in Serie A 2. Sarebbe veramente un qualcosa di storico che le due squadre date da tutti per sfavoriti, dai bookmakers, dall'opinione comune, dai tanti addetti ai lavori che sono qui sulle tribune della Bondi Arena di Ferrara, andassero effettivamente in Serie A 2, ma la possibilità è molto concreta. Ce la può sicuramente fare la Luis, che è una squadra in missione, se ce n'è una sta sovvertendo tutti i pronostici. Pensavamo che sarebbe venuta qui in Erasmus e invece ha vinto le prime due partite recuperando 18 punti l'ultimo quarto, vincendo l'overtime. Una squadra che diverte e si diverte e che sicuramente è pronta a fare questo salto. Nel frattempo Edo lo vedo a scendere le scalinate, vi invito entrambi a rimanere qui con noi, anzi no, ci lascia Alessandro Pieralli, io accolgo con una mano sudata come la sua Stefano Laudoni, gli faccio i complimenti per questa promozione in Serie A 2. Tu sei veramente il volto di questa squadra, sei la storia del riscatto, di come si può ripartire da zero dai dolori dell'anno scorso. Avevi pensato addirittura di non ripartire dalla Serie B e poi guarda un po', siamo qui a festeggiare un traguardo storico con il cappello sulla testa. Grazie mille dei complimenti, sono contentissimo, sono emozionato, è dal primo giorno che ci facciamo un mazzo tanto. Abbiamo sempre creduto in noi, nella squadra, nella nostra città che ci segue ovunque. Siamo uniti tra noi, tra il pubblico, cioè siamo una cosa sola. Non ci poteva essere miglior posto per ripartire dopo la delusione dell'anno scorso. Sono fiero di tutti quanti e di me perché mi sento anche maturato, quindi sono contentissimo. Cioè, mai pensato a venire prima a Vigevano? Perché io vedo veramente una simbiosi tra te e il pubblico, penso. Stefano Laudoni qui è a casa. Mi sento a casa a tutti gli effetti, ci ho messo un po' per sbloccarmi all'inizio perché c'erano stati degli screzzi, lo dico sempre questo, ma sapevo che poi diventava amore praticamente subito e così è stato. Giocare con un pubblico così, ragazzi, non apprezzo, una carica in più che tutti i giocatori vorrebbero avere. Edo, a te. Quindi mi unisco anche io ai complimenti, c'è stato un momento in cui sembrava addirittura a rischio un posto nelle prime quattro, ci sono stati anche momenti difficili nella stagione, ad esempio la sconfitta con Piombino, quella di 20 a Montecatini. Qual è stato il segreto? Come vi siete comportati? Siete arrivati a questo risultato? Ma la verità è che siamo una squadra, ma prima di essere una squadra siamo un gruppo di ragazzi che si sono voluti bene e si vogliono bene in una maniera incredibile, e in queste categorie secondo me non è facile sempre trovare un'amalgama così, e è stato questo secondo me la cosa in più. Poi il sistema di Coach Piazza è qualcosa di incredibile e una volta nella vita bisogna provarlo. Prima mi ha detto dovevi venire con me per vincere un campionato, io ho detto è vero pure però che tu mi hai preso e quindi siamo uno pari, va bene così. Sono come ce l'hai descritta, sembra quasi una bella sbronza, una giornata a Vigevano sotto Paolo Piazza. Io appunto mi hai tolto le parole di bocca perché la mia prossima domanda sarebbe stata che cosa significa giocare per questo allenatore che comunque anche egli non era proprio un vincente a questo livello e che quindi si è fatto con voi. Quindi ecco, siete stati una squadra operaia, unita, come dicevi, le difficoltà ripartite tra tutti i membri della squadra guidate da un capitano encomiabile. Ecco, io vorrei un dettaglio su Paolo Piazza, quello che ha significato soprattutto per te. Ma guarda, Paolo Piazza prima di essere un grande allenatore è una grandissima persona, ci puoi scherzare, ti tira dentro ogni volta e secondo me serve la serietà, ma serve anche comunque il rapporto umano con un giocatore, e lui sotto questo punto di vista secondo me è il numero uno e sono stato contentissimo di vincere insieme a lui questo grandissimo campionato.
un grandissimo encomio appunto a Paolo Piazza. Io ringrazio Stefano perché penso che vi attende una festa lunga e soprattutto in piazza, non Paolo ma quella ducale a Vicevano, forse saranno scene che si erano viste 14 anni fa e sono contento per te e per voi che possiate riviverle. È bellissimo, speriamo solo di divertirci, non vedo l'ora di arrivare a Vigevano e alzare la coppa in piazza Ducale. Bellissimo, grazie Stefano. Grazie a voi. Grazie. Torniamo quindi nel nostro formato con Alessandro Pieralli che appunto con questa sua sgrammaticatura ci porta qui con appunto tre sempre membri, scusa, stiamo veramente sudando, ecco appunto. Aspettavo proprio lei, perché mi era stata segnalata la sua presenza sugli spalti. Perdoni appunto per la concitazione del momento. Ovviamente facciamo le dovute presentazioni. Parliamo di Mine Ferrari, che è il capitano della Pallacanestro Vigevano, che per l'ultima volta, non l'ultima, la penultima a questo punto, riscriviamo un po' l'albo, è ascesa alla Serie A2. Il punto della situazione? Il punto della situazione è che era arrivato il momento di tornare in Serie A. Io in questa società ho giocato 4 anni meravigliosi e vi assicuro che giocare a Vigevano è diverso che giocare da altre parti. Ho giocato in tanti posti, ma questo pubblico è eccezionale e meritava una vittoria, meritava di tornare in Serie A. Il capitano è talmente alto che io faccio fatica a sentire le sue parole, perché nel frattempo c'è la tifoseria di Orzinuovi che ha preso il testimone da quella di Vigevano. In quanto al rumore passo la parola ad Alessandro Pieralli per una domanda al capitano. Diciamo ancora così. Volevo chiederle, tra questa promozione e quella che ha vissuto lei, vede delle analogie, delle differenze? Ma sicuramente la grande analogia è che la squadra del 2009 era un gruppo veramente di persone vere e che hanno fatto veramente squadra e gruppo. E questa è una caratteristica che ho visto in Vigevano. Quando sono venuti da noi a Borgomanero, a poche giornate dalla fine, abbiamo vinto e Vigevano ha perso. E non volevo essere responsabile di una mancata arrivo nelle prime 4 posizioni. Stamattina ho scritto Pippo Rossi di alzare la coppa. L'avevo fatto io nel 2009, è giusto che la storia vada avanti. Adesso io faccio, sono addetto ai lavori, ma oggi sono qua perché sono un tifoso di Vigevano, quindi ho vissuto una giornata tifoso. Ringrazio i ragazzi, coach Piazza, la società, ma soprattutto questi fantastici tifosi. E ha veramente passato la torcia Pippo Rossi, è proprio il caso di dirlo. Noi la ringraziamo, e l'immagine vivente di come ci sia una continuità, un filo rosso nelle promozioni di questa squadra. Insomma, lascio anche lei festeggiare con i tanti tifosi e penso che il ritorno a Vigevano, la stessa battuta che ho fatto con l'Autoni, sarà un inferno altro che Salonicco. Certo, grazie a tutti e complimenti per l'ottimo servizio che grazie date alla Pallacanestro. Le sue parole ci gratificano e ci onorano, grazie mille. E allora riaccogliamo anche Edoardo Testa. Abbiamo in realtà Giorgio Broglia in una staffetta che veramente ci sta portando a sentire tutte le voci più belle di questa promozione. Ne accoglieremo quante più potremo. Chiaramente Giorgio Broglia è il re quest'oggi, la corona se l'è messa da solo come Napoleone, vero? Giorgio Broglia ha fatto delle Final Four straordinarie in tutte e 3 le partite, è stato incisivo. Ha sempre garantito punti all'interno dell'area per Vigevano, ha difeso su lunghi avversari, ha messo energia in campo, sicuramente uno degli MVP di questa grande cavalcata. E allora invito sia Edoardo che Alessandro a rimanere con noi, intanto accolgo Giorgio nel frattempo che appunto fa i conti anche con gli attrezzi del mestiere, ecco, per così dire. Giorgio, siamo arrivati, abbiamo appunto descritto una grande vittoria contro Zinovi, poi la battuta di arresto contro lui, se adesso il successo più bello, la gioia più grande, lascia a te, ad Edo, il microfono appunto per Giorgio, descriverci queste emozioni e questo momento. Guarda, è una roba incredibile perché ieri l'abbiamo buttata nel cesso, oggettivamente al di là dell'arbitraggio più o meno sindacabile, però ieri l'abbiamo buttata noi nel cesso, perché più 18 li portare a casa, però abbiamo dimostrato tutto l'anno di avere un cuore così, un cuore grandissimo. E siamo entrati in campo con l'unico obiettivo di vincere la partita. Che fosse di 1, di 2, di 10, di 20 o 30 non era importante, ma poi con un popolo del genere che ci segue ovunque, che ci è stato vicino tutto l'anno, che anche nei momenti più difficili ci sono stati vicini, vincere è qualcosa veramente di incredibile. È gustoso, adesso non vediamo l'ora di festeggiare perché ce lo meritiamo. Un amore così grande, cantava Giuliano San Giorgio, invece il microfono non canto, lo passo ad Edoardo Testa per una considerazione con Re Giorgio.
Io la domanda te la faccio personale. 2 anni fa con Rimini non hai potuto disputare per il Covid la semifinale e forse poteva essere un anno vincente. L'anno scorso un'altra semifinale persa contro la squadra che poi è salita. Cosa gli significa per te personalmente dopo qualche anno raggiungere questo obiettivo? Allora, lui ha detto una cartone, la cito anch'io, e già sono ancora qua, quindi sinceramente 2 anni fa con Rimini mi è rimasta sul gusto perché gli ultimi 2 mesi eravamo compattati e ci credevamo. Purtroppo è andata come è andata, ho avuto la fortuna quest'anno di ritrovare Mitch Peroni che aveva condiviso con me i playoff a Rimini, quindi è una cosa che c'è sempre rimasta dentro. L'anno scorso con Rieti abbiamo fatto un campionato eccezionale, abbiamo perso con Agrigento che poi ha vinto, quindi niente di che. E quest'anno è stata una roba, un qualcosa di incredibile perché loro, dicevano, l'anno scorso ha perso gara 5. E, diciamo, sono ripartiti con un progetto nuovo, e chiaramente volendo provare a migliorare il risultato dell'anno scorso, che l'unico modo per migliorarlo era vincere. E noi ci siamo, dal primo giorno abbiamo lavorato per questo, e sono fortunato perché oggettivamente ho la fortuna di capitare ogni anno in dei gruppi veramente importanti, eccezionali, e anche quest'anno io penso che nelle difficoltà in queste categorie al nostro livello il gruppo sia un elemento fondamentale, importante. E quindi, che dire? Grazie di tutto, è stato veramente qualcosa di fantastico e se ci sarà la possibilità ci riproverò anche il prossimo anno. Addicted to winning. Allora io ringrazio Giorgio Broglia e nel frattempo faccio entrare un altro grande protagonista di questa stagione che è Lorenzo D'Alessandro. Chiedo a Giorgio di passargli proprio il microfono. Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao Giorgio, per il lavoro che fai. Grazie. E sono bellissime le scene tra Giorgio Broglia e Lorenzo D'Alessandro. Lollo, quanta fatica, ma alla fine la soddisfazione ti ha ripagato di un infortunio, di un compleanno andato malissimo. E la Coppa però c'ha un sapore diverso, dai, diciamolo. Sì, no, assolutamente. Ieri non è stata una giornata terrificante, infernale, veramente. Adesso è spettacolare, adesso è 10 volte più bello, è più emozionante. Ragazzi, è incredibile, perché ce lo siamo meritati, abbiamo avuto 1000 sfighe contro, anche questa dell'ultimo minuto. Però secondo me non si offende nessuno se possiamo dire che ce la siamo proprio meritata. Una stagione intensa, sempre lì, Coppa Italia, sempre lì, playoff sempre lì, ce la siamo andati a prendere. Tu che lo conosci bene, una battuta con Lollo, che allora non barcolla questa sera. A parte i cori, volevo chiederti, all'inizio dei playoff probabilmente non eravate tra le favorite per salire, voi cosa pensavate all'inizio dei playoff? Eravate convinti di potercela fare? Ma guarda, allora in realtà quando inizia il playoff inizia un campionato a parte ed è tutto da rifare, quindi devo dire che abbiamo chiuso la regular season con una bella sensazione, che eravamo squadra, che iniziavamo a trovarci, veniva le cose naturali, e quando poi sono iniziati i playoff è stato aprire il gas ogni partita. E la serie con San Vendemiano, bellissima, una serie con Livorno, entusiasmante, è venuto da sé, perché eravamo diventati squadra al momento giusto. Edo, passo a te il testimone per una domanda a Lollo. Prima ti sei salutato in maniera molto calorosa con Giorgio Broglia, per te che venivi da Pavia per una squadra non di primissima fascia, come è stato condividere il reparto con un giocatore così esperto e così determinante in questa categoria? Ma no, è stato un piacere assoluto. Con Joe è stata alchimia tra noi due dal secondo giorno. Non so quanti assist mi avrà fatto quest'anno, quanti palloni dietro la schiena al ferro. Un piacere assoluto. Quando hai la fortuna di giocare con questi ragazzi qua, non so, puoi sentire solo di essere fortunato. Lollo, ci uniamo all'applauso che è stato fatto al coach, all'artefice di questa vittoria, coach Paolo Piazza. La nostra redazione gli ha tributato un meritatissimo applauso. Io lo accolgo in diretta ringraziando ancora Lollo. Passiamo ancora ipoteticamente questo testimone. Passo il testimone al coach. E anche allora la famiglia di Lollo. Nel frattempo passiamo il testimone al coach. Un abbraccio accorato. Mi permetta, coach, di stringere la mano, di farle i complimenti. Che faticaccia, ma alla fine anche con lei la gioia incontenibile. È un successo fantastico. Sì, siamo contentissimi. Ci tenevo a dire che abbiamo vinto nonostante Guasco. La iazzata dall'inizio dell'anno. Quando ieri l'ho visto ho detto aia, e abbiamo perso. Quando oggi l'ho rivisto era
prestissimo entrato il palazzetto, ho avuto come la calamita, no? Sai che si avvicina. Grande guasto, no, stiamo scherzando, grandissimo. Oh, un'emozione incredibile. Emozione incredibile. Intanto vi faccio i complimenti perché siete simpatici, fate un bel lavoro e si vede che vi divertite. Che dire, non sono ancora riuscito ad andare in spogliatoio tra tutte le cose, interviste, adesso sarà un cinema. Quello che voglio dire di serio è che sono venuto qua. Sono venuto a Vigevano 6 anni fa con la società che non riusciva a salire dalla Serie C, erano un po' impastati nella C regionale lombarda. Abbiamo vinto il primo anno. Io nella prima intervista che ho fatto col GM Marino ho detto: questi sono posti che non possono stare in Serie C e Vigevano deve andare dove merita. Inizialmente l'obiettivo era la B, l'abbiamo centrato il primo anno, ma la collocazione di Vigevano per la gente, per l'ambiente, per la città, per la tradizione è la Serie A. Siamo riusciti, quando riesci a completare un lavoro sei enormemente soddisfatto. È lei che l'ha riportata dove merita, questo insomma adesso bisognerà realizzarlo. Io ricordo scherzosamente quando ci ha scritto un messaggio l'indomani della Coppa Italia, avevamo fatto una grafica in cui avevamo messo un asterisco comparandolo agli altri allenatori. Questa sera uno l'ha battuto, un altro l'ha battuto ed è Calvani. Adesso al posto di quell'asterisco e di quello zero c'è un titolo. Insomma, la storia continua, immagino, per Paolo Piazza a Vigevano, e adesso c'è da tastare i palcoscenici della Serie 2, che comunque per questa città significa moltissimo. Sì, mi tolgo qualche sassolino, tanto siamo tra amici. Io qualche promozione l'ho fatta anche in categorie minori, in C, in B, quando era la vecchia B2, eccetera, eccetera. Sono stato contento di non essere messo nei migliori 8 allenatori delle Final Four. Non so dove, erano 8 gli allenatori, io non c'ero, sono contentissimo, anche perché poi queste sono stimoli, sono sfide che mi portano a essere ancora più concentrato, ancora più cattivo. Adesso io sono uno dei due che ha vinto, gli altri 6 degli altri 7 rimangono a casa, anzi 6 degli altri 8, anzi forse 7 degli altri 8. A me la sua mentalità da combattimento fa impazzire. Lascio ad Alessandro Pieralli l'ultima domanda, poi le prometto che le faccio andare a festeggiare anche con Guasco, se vorrà. Magari Guasco le offre anche una cena. Guasco viene in spogliatoio, non esce vestito. Allora, il suo legame con la città è indissolubile, da diversi anni a Vigevano, le dedicano anche i cori. Qual è il suo rapporto con i tifosi e cosa vuole dire a questo popolo che è venuto a supportare la squadra Ferrara per tutti i 3 giorni in grandissimo numero? Sai, il rapporto viscerale. Io non abito a Vigevano, però ormai è una mia città adottiva. Loro sono sempre stati spaziali. Tornando indietro nel tempo, in Serie C, noi siamo partiti a giocare in palestre tipo Cerro Maggiore, in Cislago, cioè posti che probabilmente non sapete, forse tu sì, probabilmente non sapete neanche dove sono. Adesso sono venuto a giocare in questo palazzetto, le Final Four, per andare in Serie A ci siamo andati. Il percorso è stato lunghissimo, è stato faticoso. Cosa volevo dire ai ragazzi, ai tifosi? Niente. Oggi mi dicevano che qua in centro Ferrara... Veloce che lo stiamo aspettando in spogliatoio, dai! Il centro Ferrara sembra di essere in Piazza Ducali. Io non sono riuscito ad andarci in 4 giorni perché ho fatto albergo, palazzetto, palazzetto, sala video all'albergo. Quindi dobbiamo ringraziare tutti i tifosi e tutti i dirigenti, gli sponsor, tutti quanti. Scappo perché sennò mi menano. Ciao a tutti, grazie. Va bene, ancora. Complimenti coach ancora. Complimenti. Grazie. Allora, accogliamo appunto il rappresentante della società della Luis, che si sta giocando anch'essa una bella fetta di promozioni a due questa sera. Ovviamente parliamo di Paolo Del Bene, lo abbiamo incontrato già nella prima nostra trasmissione nel venerdì qui a Ferrara. Per me appunto lo accolgo appunto con Edo, che gli passa il testimone e il microfono. Qual è il termometro dopo questa promozione di Vigevano? Chiaramente i giocatori insomma un pochino rischiano di essere scossi, oppure la barra rimane dritta? La barra rimane dritta. I ragazzi hanno interpretato al meglio il loro ruolo e quindi c'era qualcuno che durante questi giorni ha anche studiato, per cui alla fine la cosa che conta è che veramente vinca il migliore. Siete belli universitari fino in fondo, Edo. Sì, vi approcciate con Orsi, non avete un tesoretto di 10 punti da difendere, ma 9. Immagino 9 da difendere, ma immagino che fare 3 su 3 darebbe un'adrenalina pazzesca. Assolutamente sì, però non ci pensiamo, adesso godiamoci questa partita e vediamo dopo.
casomai torno. Scaramantico Paolo Del Bene? Beh, io allenavo, quindi sì. il mio primo allenatore è stato Valerio Bianchini, ero assistente al Messaggero insieme a Paolo Di Fonso e a Marco Galvani che sta lì. E allora il mestiere lo conosci sin troppo bene. Assolutamente sì. Grazie mille, gli lascio grazie appunto a andare a guardare i suoi ragazzi per questa partita importantissima nella storia della Luis. Chiaramente Edoardo lo faceva riferimento. Accogliamo ecco anche Alessandro Muzio, che oramai è un abitué delle nostre trasmissioni, ovviamente è il direttore sportivo di Orzi Nuovi. Anche voi vi giocate una stagione, quindi a lei la responsabilità di dire le parole prima di questa partita, che oramai è agli sgoccioli, sta per iniziare. Allora, vi ribadisco che è sempre un piacere venire qui e quindi mi diverto perché siete bravi e competenti. Per quanto riguarda la partita di stasera, si aspettava qualcosa di meglio, però poteva succedere anche qualcosa di peggio. Quindi non possiamo lamentarci. È chiaro che vincere di 11 non è semplice, sarà un'impresa grossa da fare, perché siamo la terza partita in 3 giorni con un roster un po' scarno, nel senso con qualche mancanza soprattutto sotto canestro, quindi è un'impresa, però penso che la squadra la possa fare, come ha fatto una grande partita ieri, perché credo che vincere di 20 ieri con Rieti con quella scioltezza non se lo aspettava nessuno, quindi è ancora più difficile, però ci proveremo fino in fondo e se non dovesse succedere che vinciamo di 11 la stagione sarà comunque molto positiva lo stesso, perché siamo arrivati fin qui, abbiamo vinto 2 coppe, le abbiamo messe in bacheca, nessuno ce le toccherà, se poi vinceremo bene, se no bravi gli altri. Ecco. Orzi Nuovi è sicuramente all'altezza di questa impresa, vero? Quello sicuramente, se c'è una squadra che secondo me può compiere questa impresa è proprio Orzi Nuovi. La mia domanda riprende la parte finale del suo intervento, come penso molti ascoltatori saranno, Orzi Nuovi l'anno scorso è retrocessa dalla Serie A2 e il clima all'interno della società non era forse dei migliori. Adesso la società si è rilanciata, la gente è tornata al palazzetto e quindi nonostante magari stasera non possa venire alla promozione, pensa che questa stagione sia comunque positiva e che abbia riportato l'entusiasmo all'interno della città. Sì, sono d'accordo con te. Il nostro primo obiettivo, l'abbiamo sempre detto dal 18 di agosto, era rilanciare l'entusiasmo Orzi Nuovi in una piazza che l'anno scorso è stata ferita, come siamo stati feriti noi, da una stagione veramente al limite dell'assurdo. Quindi l'obiettivo principale è stato raggiunto, come abbiamo detto prima, poi ci sono anche 2 coppe che sono una prima volta, una doppietta che nessuno ha mai fatto, stasera sarebbe il coronamento veramente di una stagione incredibile, come ho detto prima ci proveremo fino in fondo, però ripeto, portare ancora 200 persone di Orzi Nuovi alla terza giornata con questo caldo in una situazione del genere è già una cosa molto importante e di questo siamo soddisfatti e nessuno te lo toglierà mai. Dopodiché c'è una partita da giocare e sono convinto che ci giocheremo fino in fondo le nostre armi. Vediamo se la Luis mantiene il ruolino di marzo che ha avuto in questi 2 giorni, è la vera sorpresa, anche se personalmente non ho mai pensato che fosse una vittima sacrificale, perché comunque hanno fatto una stagione molto importante, probabilmente di sopra di quello che si aspettavano, ma super mega meritata in un girone non semplice, dove c'era Roseto che era la corazzata numero 1. Quindi vediamo se hanno ancora l'energia per riuscire a controbattere la nostra voglia di provare a vincere, e se lo faranno faremo i complimenti a loro perché hanno fatto una stagione fantastica e se li meritano. Quindi che vinca il migliore, come si suol dire, speriamo di essere noi e non solo di 1 ma di 11. Come vi approcciate? Le condizioni fisiche dei vostri 2 centri quali sono? I nostri 2 centri purtroppo non ci saranno, lo sapevamo già, però non ci piangiamo addosso, non l'abbiamo mai fatto durante l'anno, comunque il roster è abbastanza profondo, abbiamo giocatori d'esperienza. Ieri, nonostante avessimo quella mancanza sotto canestro, abbiamo fatto una grande partita e cercheremo di bissare la partita che abbiamo fatto ieri, sperando che le percentuali siano ancora dalla nostra parte, ma penso che ieri abbiamo dato la dimostrazione di essere una squadra veramente molto compatta, perché vincere in quel modo lì, in una partita dentro o fuori, perché dobbiamo ricordare che per noi ieri perdere voleva dire finire le nostre possibilità, invece siamo qui ancora a giocarcela, quindi proveremo di fare il massimo col roster che abbiamo, che io penso sia all'altezza comunque per fare un'impresa del genere. Allora ringraziamo Alessandro Muzio, veramente, comunque vada, lei è sempre stato gentilissimo, disponibilissimo con noi da Forlì, non sempre. Dalla fine del campionato, lo sarò sempre, da Forlì a Ferrara. Però dammi del tu, se no mi fai sentire vecchio. Ragazzi, buon lavoro e buona sauna, ci vediamo magari dopo, sperando in bene. Ciao. In bocca al lupo. Complimenti e in bocca al lupo. E allora ritroviamo la nostra compostezza a dir poco precaria lungo il corso di questa diretta. È quasi ora, mancano 9 minuti alla palla 2 di quest'ultima partita che chiuderà una stagione davvero lunga. Sì, lunga anche per noi
Infatti permettetemi ragazzi di fare un ringraziamento, ci penserà il nostro direttore nell'ultima diretta di questo lunghissimo anno sportivo per Quinto Quarto. Come dire, il mio pensiero va innanzitutto a Guasco, l'avete visto nel photobombing insieme con Paolo Piazza. Alessandro Guaschini è un ragazzo di Vigevano, ci ha scritto sulla delusione della sconfitta di contro Cividale l'anno scorso. Non siamo stati noi evidentemente, però siamo felici di averlo con noi come tutti gli altri nostri effettivi. Ce ne sono tanti che sono addirittura a casa, che non vedete, siamo 15, noi andiamo veramente da Aosta fino a Siracusa, siamo un gruppo di ragazzi che lo fa soltanto per passione. Siamo qui anche grazie a tutti coloro che ci stanno ascoltando, e non ne farò i nomi perché probabilmente non vogliono essere citati, ma le vostre donazioni ci hanno veramente fatto del bene al cuore e ci permettono di fare il nostro lavoro con professionalità. Alessandro Guaschini è andato a prenderci i giocatori nel momento in cui la sua squadra alzava la coppa, Valerio lo ha fatto con una sconfitta sul groppone, che tra l'altro è la seconda in due anni, perché chiaramente non ha mai fatto mistero del fatto di essere di Rieti. Io e Edoardo siamo di Roseto e quindi di sconfitte noi sicuramente avremmo voluto parlare di Roseto, però queste partite qui ci fanno dimenticare quella che è stata oggettivamente una delusione, quindi grazie davvero a chi è arrivato fin qui e ci ha fatto godere tre giorni di basket spettacolare. Sì, non volevo dilungarmi troppo su questa parentesi mielosa, però penso sia giusto, siamo quasi agli sgoccioli, rimarcare la nostra passione e soprattutto rimarcare il fatto che siamo qui in veste di commentatori appassionati della Serie B, a cui speriamo di aver dato il lustro che merita. Quindi ragazzi, non ci rimane che dare le ultime sulla partita che sta per cominciare tra Orsi Nuovi e la Luis Roma. La Luis Roma chiaramente è alla vigilia di un ipotetico repeat, se vogliamo, in questo concentramento di Ferrara. Quindi, come dire, questa occasione i ragazzi di Paccaria se la faranno sfuggire, io non credo, ma Orsi Nuovi dall'altra parte è un treno in corsa ed è difficile da fermare. Allora, sicuramente i ragazzi di Paccaria cercheranno di ottenere la terza vittoria su tre incontri. È una partita sicuramente godibile per tutti coloro che la guarderanno, sia da casa che seguendo la nostra radiocronaca, che per tutti i tifosi di Orsi Nuovi che hanno raggiunto la squadra qua a Ferrara. Adesso ci comunicano dal coordinamento che mancano ancora 20 minuti all'inizio della partita. A noi fa solo che piacere, anche per voi. A noi fa solo che piacere, perché così possiamo concentrarci sulla partita che staremo per andare a vedere. Edoardo, il direttore sportivo Muzio faceva riferimento al fatto che questa squadra abbia portato qui a Ferrara anche oggi 200 persone. Adesso non può sembrare molto agli occhi di un neofita, ma Orsi Nuovi ha 12.000 abitanti. Dall'altra parte gioca con la città più grande d'Italia, la capitale, perché la Luis Roma di fatto è la prima squadra della capitale. Sì, potrebbe diventarlo questa sera, effettivamente la prima squadra della capitale, prendendosi la Serie A2 vista la retrocessione in Serie B nazionale. Anzi no, la Stella Azzurra si è salvata, mi sono sbagliato, però si potrebbe insieme alla Stella Azzurra essere la prima realtà di Roma. Sono qui accanto, i tifosi di Orsi Nuovi sono numerosi, calorosi, sempre molto corretti, e questo ci piace sempre sottolineare. Ci sono tante famiglie che li seguono dagli anni della Serie A2, a prescindere da come andrà, io penso che si possa solo davvero riconoscere grande merito alla società di Orsi Nuovi per l'ambiente che ha ricostruito in appena un anno. Sì, il volto di Orsi, Alessandro, è un po' quello del presidente Zanotti, no? Un ragazzo, insomma, mi permetto questa uscita di campo, non è propriamente un ragazzo, è chiaramente un imprenditore di successo, però ha un aspetto molto giovanile e sicuramente c'è molta meno differenza tra lui e noi rispetto ad un presidente medio della Serie B. Una curva molto giovane, un ambiente molto fresco e giovanile, questo è anche un po' il bello della Serie B, che accoppia delle piazze storiche come Vigevano a delle realtà dinamiche come Orsi Nuovi. Questo è sicuramente vero, Orsi Nuovi è una realtà dinamica, in continuo crescendo, che si sta espandendo. Sono riusciti dopo la scorsa stagione, che come detto da Muzio è stata negativa, a riportare l'entusiasmo, e questo penso che sia appunto la grande vittoria di Orsi Nuovi. Adesso c'è una partita importante col quale potrebbero fissare un record, perché sarebbe a tutti gli effetti un triplete mai realizzato da nessuna squadra, sarebbe la degna conclusione di una stagione trionfale di un gruppo che è riuscito a vincere tutte le competizioni all'interno delle quali ha giocato il maggior numero di partite effettivamente disputabili, ed è l'unica squadra ad averlo fatto.
E questo è già chiaramente una nota di assoluto pregio per una stagione che rischia di essere perfetta per Orzieto. Ma che derby sarà in panchina tra due romani veraci come Paccarie e Marco Calvani, che ieri dietro le quinte, chiaramente quando parla lui è sempre Cassazione e noi lo ascoltiamo assolutamente assuefatti, come è stato nel caso di Coach Finelli, ma come tantissimi altri allenatori che ci hanno dato l'onore di rilasciare dichiarazioni ai nostri microfoni. Da giurista non posso che sottolineare che Calvani assegna le sezioni unite della Cassazione, non una sezione semplice. A parte questo, sicuramente sono due allenatori che hanno un background diverso. Calvani ha esperienza in Serie A con la Virtus Roma, in Serie A2 ha allenato tante piazze importanti. Paccarie potrebbe essere meno conosciuto a certi livelli, però si è fatto in tutti questi anni alla Luis, ha ottenuto risultati importantissimi, è arrivato spesso e volentieri ai playoff per la Serie A2 e mai come quest'anno direi che si è presentato ai nastri di partenza con una squadra competitiva. Anche la Luis è un ambiente comunque molto giovanile, come seguito che ovviamente speriamo possa aumentare con il passare degli anni. Sicuramente sarà una bella sfida, sono due allenatori molto molto tenaci, molto preparati, che non lasciano nulla al caso, che credono fortemente nel loro progetto. Coach Calvani ce lo ricorda sempre che lui non molla mai, e penso dire che un eufemismo, e nemmeno Coach Paccarie, soprattutto i suoi sono veramente ragazzi in missione, vorranno sicuramente cedere il passo e regalarsi un'estate di assoluta festa, che sarebbe meritata per la cavalcata che hanno fatto. Alessandro, che partite ti aspetti? La Luis sappiamo che viaggia con le marce alte, Orzi non è una squadra da sparatoria, ma ieri ha veramente messo sotto Rieti con una percentuale da 3 astronomica. Io Orzi Nuovi si è travestita da Luis, ha giocato bella una partita... Si è travestita da Luis, ha giocato una partita ad alto punteggio, tirando molto da 3 e con percentuali davvero clamorose. Il 59% è davvero una percentuale incredibile, e basti pensare che ogni giocatore delle rotazioni di Orzi Nuovi, ben 8, ha realizzato almeno un canestro da 3 punti. Alessandrini, che teoricamente ieri era al centro, addirittura 3 su 4. Questo evidenzia come Orzi Nuovi possa a tutti gli effetti giocare una partita ai ritmi della Luis. Mi aspetto che questa partita sarà divertente, veloce e soprattutto emozionante. Una delle due squadre festeggerà, mentre l'altra sarà costretta a rinunciare ai sogni di promozione, e a parer mio per la Luis sarebbe davvero qualcosa di scottante, dopo aver vinto le prime due gare in maniera superlativa, rimontando svantaggi importanti con delle vere e proprie imprese sportive, arrivare proprio sul più bello e vedersi rovinata la festa. Sarà la serata di Trapani e Pasqualin? Non li abbiamo visti propriamente al meglio in questa pool promozione a Ferrara. Chiaro, hanno fatto comunque delle giocate fondamentali da entrambe le parti. Trapani è stato molto preciso, però lo abbiamo imparato a conoscere come un MVP, come Stefano Laudoni. Magari stasera è il caso di prenderselo per questa seconda finale, perché di fatto di quello parliamo. Sì, sarebbe il terzo premio di MVP nel campionato di Emanuele Trapani, sicuramente quello più importante dei tre, perché un conto è vincerlo in Supercoppa, in Coppa Italia a metà stagione, un conto è vincerlo garantendosi un'avventura in A2 l'anno prossimo. Però comunque vada, la crescita che ha fatto il ragazzo è stata sicuramente rimarcabile. In 2 anni è diventato un giocatore esperto, ormai taglia fisica importante, tante armi a disposizione, sicuramente questo può essere un primo step, non dico un punto di arrivo nella sua breve ma comunque abbastanza importante già carriera, può essere uno degli step per arrivare al punto di arrivo, vincere questo campionato. Pasqualin è sicuramente un grandissimo giocatore, l'anima di questa Luis, è un giocatore che detta gli equilibri sia in attacco che in difesa, perché è il primo che dopo un canestro sbagliato da parte di un compagno lo va a caricare, lo supporta e alza il ritmo della difesa. Questa partita tatticamente offre degli spunti molto interessanti, bisognerà vedere che scelta adotterà Paccarie, perché secondo me potrebbe riproporre la zona 2-3 con D'Argenzio e Pasqualini in campo, ma potrebbe essere forse la scelta non vincente contro un Orzi Nuovi che sta tirando davvero bene da 3 punti. Sì, io nel frattempo guardavo appunto il tabellone, quasi sembra un taglio della qualifica di Formula 1 per starci dentro.
con i tempi abbiamo appunto uno stacchetto pubblicitario, perché appunto permettetemi anche di ringraziare Paolo Fiorani, perché appunto tra le varie aziende, tra le varie realtà produttive del nostro paese che da nord a sud ci hanno dato una mano, da Busto Arsizio a Forlì a Ferrara, adesso lui è appunto uno di quelli che ha creduto in noi con passione, appunto anche con impegno dal punto di vista economico. Chiaramente quello che vedete ha un costo, noi cerchiamo appunto di rientrarci sempre. Ringraziamo appunto Fiorani per questo suo contributo. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. E quindi grazie ancora a PF Casa Servizi Immobiliari. Nel frattempo Alessandro Pieralli ci faceva notare un particolare interessante. Io a dire il vero già ieri con Valerio commentavo ironicamente se esistesse una statistica inutile di quelle che piacciono anche a noi, volevo vedere quante partite Rieti avesse vinto con la maglia verde Speranza. Questa sera la Luisa ha cambiato la maglia. Questa sera la Luisa ha cambiato la maglia. Ci tengo a precisare, davvero una gran bella maglia, perché questa qui bianca con i dettagli oro è forse una delle preferite all'interno delle 64 squadre. Ancorzi Nuovi ieri giocava in bianco e oggi gioca con la classica divisa di casa blu e nera. E questa statistica non so dartela, però probabilmente Rieti ne ha vinte poche con la maglia verde, su questo possiamo essere certi. Ebbene, allora torniamo seriosi quantomeno da Edoardo, che appunto tra di noi è il giurista, quindi quello anche un po' più quadrato rispetto a noi. E appunto torniamo nella fammelo dire a me così, a scanso di ogni equivoco. Torniamo appunto sulla partita. Ieri abbiamo visto una Lodi formato extra large dopo una prima gara, diciamo, possiamo dirlo, bucata. Quest'oggi c'è il solo Alessandrini a presidio dei tabelloni di Orzi Nuovi. Tu pensi che quel pick and roll possa essere una spina nel fianco per Orzi? Sì, dovrà riuscire a contenerlo molto bene. Può sfruttare comunque i vari da campo, Planezio, giocatori che offensivamente possono mettersi in contrasto a questo pick and roll. Però sì, mi aspetto tanti minuti in campo per Giovanni Allodi. Poi non so cosa ha preparato coach Calvani, che avrà sicuramente preparato nel dettaglio questo tipo di situazioni. Magari proverà a costringere a Luis anche ad abbassare il quintetto, provando a giocare come ieri molto sul perimetro. Sarà quasi necessario farlo, viste le assenze che ha Orzi Nuovi questa sera. Suonano gli 8 minuti della presentazione delle squadre. Sicuramente potrà essere un'arma importante che da entrambi i lati, sia per eseguirla sia per contenerla. Allora io torno tennisticamente da Alessandro Pieralli e gli faccio una domanda un po' più di concetto, quindi preparati. Allora, la Luis in questa partita ha un margine, un cuscinetto, l'abbiamo detto più volte anche con i nostri ospiti, di 11 punti. È chiaro che tu scendi in campo per vincere, i conti non se ne fanno nella pallacanestro, non esiste il pareggio. Però magari, ecco, in un momento della partita, sai, nelle pieghe che poi tendenzialmente si sviluppano lungo i 40 minuti, la tendenza a mollare, no? In un certo senso lasciar fare, perché tanto c'è quel margine, può presentarsi. Guarda che non è difficile preparare una partita del genere. Sicuramente difficile, ma penso che la Luis non debba assolutamente pensarci. Riporto un messaggio che è stato scritto all'interno di uno dei nostri gruppi: se la Luis pensa di arrivare a questa partita e perdere di 11, perderà sicuramente di 12, perché in queste situazioni fare calcolo è assolutamente sbagliato. Bisogna entrare in campo per vincere e metterci l'intensità massima, soprattutto contro una squadra esperta come Orzi Nuovi. Mi aspetto che la Luis non faccia questi calcoli, anche perché Edoardo, la Luis è un po' una squadra di Zeman, io non credo sappia gestire, quindi probabilmente l'acceleratore a tavoletta sarà la costante anche stasera. Sì, se avrà qualche punto di vantaggio proverà sicuramente a chiuderla e non a gestire. E allora direi che la Luis, per l'appuntamento con la storia, Orzi Nuovi per un magico triplete, per replicare il successo del Manchester City che ha anche gli stessi colori sociali, quindi questo qualcosa forse la simbologia vorrà pur dire.
Allora, noi ringraziamo le 3.000 persone che ci seguono su Instagram, una crescita esponenziale. Noi chiaramente lo facciamo per voi, lo facciamo con voi, noi veniamo da voi, quindi chiaramente anche questo piccolo risultato social è una gratificazione e ci inorgoglisce nel nostro piccolo, vero? Questo sicuramente sì. Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e vi auguriamo una bellissima serata di basket assieme a noi nella nostra live reaction. Nel frattempo, con la sinfonica di Orsi che si alza con piatti, tamburi, mancano qualche altro strumento, e poi c'è già il direttore d'orchestra in campo, è Marco Calvani. Edo, a te il saluto per quest'ultima partita dell'anno. Ciao a tutti, andiamoci a godere quest'ultima partita. Allora vi salutiamo sull'inno di Mameli. Buona partita, c'è la live reaction con Stefano Blois. Dateci fiducia anche su questo, un prodotto che è stato molto apprezzato. Ci rivediamo invece per la programmazione ordinaria di quinto quarto con il post partita, l'ultimo dell'anno. Grazie mille da Enrico Romanelli, Alessandro Pieralli. Grazie a tutti. A voi.